Eccoci, siamo in diretta con Domenico De Feudis, che è il regista di Il Legame, che è un film che dal 2 ottobre possiamo vedere su Netflix. Il Legame è un horror con Mia Maestro, Riccardo Scamarcio, Mariella Losardo, Giulia Patrignani, Federica Rossellini e Raffaella Davella. Noi siamo il team quasi al completo di Cinemio, e c'è Serafino che ha scritto la recensione per noi del film, e c'è la nostra Roberta che è l'asnaso del gruppo. Allora, Domenico, che dire, vogliamo Innanzitutto, cominciare? Infatti. buonasera e grazie dell'invito. Grazie a te. Non so, vogliamo inizio io, ti faccio, vuoi parlarci prima di tutto di te, visto Come è nata che l'idea? questa è la tua opera prima, quindi il tuo esordio alla regia, tra l'altro un bel esordio anche perché Netflix è una bellissima piazza per portare al pubblico, a un vasto pubblico, il tuo film. Sì, Netflix in realtà poi è arrivata dopo, nel senso che io ho lavorato parecchio come assistente alla regia, ho fatto diciamo la gavetta, quella strong, quindi set, sveglia alle 3 di notte, 18-20 ore di set, mi è capitato di gestire con la squadra di regia 1000 comparse, 200 attori protagonisti, esempio su loro, mi è capitato, cioè, quindi è stata un'esperienza, il set formativa incredibile, devastante dal punto di vista anche della fatica, della stanchezza, però emozionante perché comunque lavorare nel cinema era il mio sogno. E quindi dopo aver fatto la dopo essere arrivato a Roma nel 2006, ho fatto questa scuola di cinema. Era un periodo un po' particolare perché era scoppiata praticamente la crisi economica mondiale e quindi era faticoso, è stato faticoso. Ora vabbè, c'è il Covid di mezzo, però sicuramente è più semplice iniziare a fare gli stage, eccetera, però ho fatto fatica e grazie al gruppo di amici che avevamo un po', diciamo, costruito all'interno della scuola, ci siamo supportati a vicenda e quindi siamo entrati man mano sui set. All'inizio ovviamente non ci rispondeva nessuno, poi attraverso diversi contatti ci siamo intrufolati come volontari, tipo lo schiavo di Boris. Era esattamente quello: portare caffè agli attori, alla troupe, e da quel punto di vista era anche molto divertente, anche perché Boris era uscito in contemporanea, quindi mi sentivo un po' il seppia di turno. E quindi poi diciamo, poco a poco ho continuato a fare l'assistente. Nel frattempo ho fatto diversi cortometraggi, alcuni non sono mai usciti, non ho avuto mai il coraggio di mandarli ai festival, altri invece sì. E poi da lì ho deciso di smettere di fare l'assistente perché non volevo continuare, perché poi lì funziona che quando entri in un settore ti chiamano solo per quel lavoro lì, solo per quel settore lì. L'assistente alla regia è molto organizzativo. E quindi il massimo a cui uno aspira facendo l'assistente è fare l'aiuto, che sarebbe il capo dell'assistente alla regia, che è quello che mantiene le redini del set, gestisce il set con tutti i reparti e la produzione. E quindi ho smesso praticamente di fare l'assistente alla regia, con fatica, ovviamente, un pochettino di sacrifici, e ho cercato di vendere un prodotto ispirandomi un po' ai registi horror moderni che avevano fatto cortometraggi e poi film, tipo Sandberg, tipo Muschietti, che ha fatto Mama, Sandberg appunto ha fatto Lights Out. E quindi ho scritto questo corto che si chiama L'ora del buio, che dura 10 minuti. Io mi sono autoprodotto con i miei risparmi, e nel frattempo ho scritto il trattamento del film. Praticamente il corto, non so se l'avete visto, se vi capita, fatemi sapere che ve ne pare, perché ci tenevo molto a realizzarlo. Ho provato in tutti i modi, è stato anche lì un po' faticoso, però era praticamente il prologo del film. Poi i produttori hanno deciso di non inserirlo più.
anche perché abbiamo riambientato il film in un'altra epoca, diciamo, perché il corto è praticamente una telefonata al cellulare, con uno smartphone. E quindi partendo un po' da qui è nata l'idea del film, nel senso che io cercavo un'idea sotto consiglio di molti registi, perché ovviamente facendo l'assistente alla regia ci sono dei lati positivi, quindi far vedere i corti ai registi con cui hai lavorato, sono sempre molto carini, ti rispondono, ti danno dei consigli. E mi hanno fatto ragionare su una cosa, nel senso che te la cavi ad impostare tensione e paura, però cosa vuoi raccontare? Vuoi andare a fondo rispetto a vorresti fare film commerciali, quindi raccontare storie, hai concept che magari non ti appartengono, eccetera, oppure vuoi raccontare qualcosa che appartiene a te, alla tua personalità, che si avvicina più alla profondità dei tuoi sentimenti e quant'altro. Quindi, ragionando su questi consigli, dopo diverse riflessioni, sono arrivato a scrivere Legame, che parte fondamentalmente da fuori casa mia, perché sono in Puglia a Trani, dove c'è una casa chiamata la Casa del Diavolo, che è una casa in stile Liberty, tinteggiata di rosso, che è molto simile a quella usata del film, alla campagna che circonda, che mi circonda qui fuori, dove ci sono gli uliveti tra un paesino e l'altro, e racconti popolari dei nonni degli anziani e dei vicini di casa un po' particolari. E Abbiamo una quindi poi terra da lì, ovviamente. di tradizioni, Come? quindi. Abbiamo una terra piena di tradizioni, di culture, quindi è molto interessante. Poi anche il concetto Sì. di vaccinazione è la prima volta che ne sentivo parlare, sinceramente. Sì, io sono andato lì perché mi intriga parecchio, nel senso che sono abbastanza istintivo anche sul corto, nel senso sui corti che ho scritto, sulle cose che scrivo. A livello di sensazioni, se provo una profonda paura in quello che leggo, che vedo, credo che quella sia la direzione giusta, nel senso che, e quindi inizio a studiare, ad approfondire quelle tematiche. E io mi ricordo appunto le storie riguardo al malocchio, la fascinazione, ai vermi nello stomaco. Siete tutti, diciamo, del sud, quindi penso che l'avete sentito più o meno anche voi. E quindi mi è interessato subito, diciamo, affrontare quella tematica. Poi l'ho affrontata in una maniera tutta particolare, che se volete poi vi spiego, però nel senso che non volevo fare un non era la mia intenzione affrontare il saggio antropologico di De Martino, volevo portarlo su un altro piano. Diciamo E che era niente, più di diciamo. quello, Come? no? Era più, diciamo, un incipit quello, da un punto da dove iniziare. È un incipit che mi ha portato a studiare parecchio, nel senso che io mi sono ascoltato tutte le bacheche audio di De Martino e degli antropologi che lo seguivano, ho visto tutti i documentari possibili e immaginabili negli archivi fotografici e credo di aver assimilato in qualche modo tutti questi elementi mischiati un po' ai racconti popolari. E io trovo che nel film, seppur non dichiarati attraverso un personaggio che dice questa è la preghiera, questo è il simbolo che ti toglie il malocchio, questo è il simbolo che rappresenta quella figura, in maniera indiretta e credo abbastanza inconscia nella mia testa, ho rigettato un po' quello che erano appunto i miei ricordi, le spiate nelle case di quelli che toglievano il malocchio, queste preghiere sussurrate, incomprensibili. All'odore della casa, queste case molto buie, piene di quadri, di iconografie legate al cristianesimo, cioè, diciamo tutti questi elementi qui, ho cercato in qualche modo di inserirli poi nel film. Ti Quando posso fare una domanda? Sì, ditemi, certo. Allora, volevo chiederti il tuo rapporto con la religione. Io, essendo del sud, ho visto varie, non proprio sette religiose, però abbiamo molti miti. Volevo chiederti se hai tratto, non lo so, ispirazioni da qualche setta in particolare. Non lo so. Tipo da noi, veramente ci sono, non so come dirlo in italiano, quelli che si... Oddio. A Si Pasqua. autoflagellano. I battioni noi si chiamano, non so se anche da Sì, voi. chiaro. Sì, ci sono anche da noi.
com'è il tuo rapporto con la religione e se c'è qualcosa che ti ha ispirato relativo alle usanze del tuo paese, della tua Puglia, non lo so. Guarda, allora, rispetto alle usanze, credo ci sia tutto quello che io conoscevo e tutto quello che io ho studiato a livello proprio di studi e a livello anche proprio di racconti popolari, che poi io Ok. l'ho tramutato, diciamo, in una maniera forse un po' più commerciale, che forse dava quella sensazione di essere visto, però banalmente allora io parto da una mia idea di religione che è diversa, nel senso io sono agnostico, non sono legato ad un tipo di religione particolare, però sono attratto profondamente dal lato oscuro che riguarda la religione e quindi dall'occulto, il misticismo e tutto quello che ne deriva. E mi piace come l'evoluzione che ha avuto all'interno della storia diversi rispetto ai vari contesti che l'hanno vissuta e rispetto ai vari periodi storici. Quindi, se pensiamo a De Martino è venuto qui in Lucania soprattutto, però è, diciamo, è a 2 passi da noi, e poi è venuto anche in Puglia, perché ha scritto dei saggi anche in Puglia, però ha Sì. studiato queste realtà contadine che vivevano in condizioni davvero estreme, e ovviamente da questo poi ne deriva tutt'altro, nel senso che quelle condizioni che poi vengono anche raccontate, ad esempio, in film che mi hanno ispirato, tipo il demonio di Brunello Rondi, che è un film, secondo me, incredibile perché racconta proprio la condizione che vivevano in quel momento, in quella realtà, era tutto molto più pesante. Nel senso che anche ad esempio le foto che ho inserito alla fine del film hanno un richiamo rispetto a proprio a diverse alla loro condizione di povertà, di estrema povertà, che portavano a credere a questa sorta di cristianesimo, chiamiamolo rurale, che è un po' un misto tra paganesimo e cristianesimo, proprio perché la loro condizione di vita era estrema, quindi loro affidavano la loro vita al culto, era l'unico modo per sopravvivere in quel contesto. Poi da quella parte lì, diciamo, negli anni 70, 80 e 90, perché ora c'è davvero poco questa cosa, c'è stata un'evoluzione che ha portato alla conoscenza, al tramandare questa cultura, ed è diventata è rimasta, però ovviamente non era. La condizione di vita si è modificata anche rispetto poi all'evoluzione del paese. Poi comunque gli anni 70-80 è stato un periodo storico molto ricco per l'Italia soprattutto, però era molto comunque radicato, tranne, io non so, mi sa che Antonella di Bari, non so Sì, se comunque tu un minimo la conosci, una città dal punto di vista mistico molto molto, importante, infatti. molto importante, molto profonda, nel senso che ci sono delle realtà, si pensa ci siano stati durante, cioè, sia il cristianesimo, cioè, sia una parte di religione ebraica, c'è la chiesa dei Templari, si pensa che ci siano stati i Templari, era una città che portava le navi mercantili che andavano a Venezia molto spesso passavano da qui durante le repubbliche marinare, quindi da questo punto di vista ha avuto un'evoluzione anche religiosa molto importante. E quindi questo mi ha aiutato perché per me era molto facile. Io all'inizio ho cercato di avvicinarmi molto di più a De Martino andando in quelle zone lì, però mi sono reso conto che De Martino non li ha lasciati felici, cioè nel senso che loro dopo gli studi di Martino, che sono stati molto controversi, loro erano lì, vivevano, era una comunità di persone che credevano fortemente al culto. È arrivato un antropologo che ha studiato, ha scritto dei libri che hanno avuto un'importanza a livello italiano e mondiale enorme, e loro si sono sentiti, secondo me, un po' traditi e si sono chiusi, soprattutto nelle piccole realtà. E quindi infatti è difficile comunicare con una fattucchiera, una maciara, che esistono ancora, che ti toglie il malocchio, che ti fa quel tipo di preghiera. Poi ci sono ovviamente le nonne che lo fanno perché le è stato tramandato, lo fanno in una maniera molto più, diciamo, leggera, però è stato molto più
difficile avvicinarmi a quel tipo di realtà, quindi ho deciso di farlo nel posto che conoscevo, che appunto è Trani. E non cambia nulla, nel senso, ora non so voi, da calabrese, siciliano e tu Antonella da barese, io come? Sicilia non cambia molto perché alla fine sono tradizioni che tramandano da anni e anni. Ma penso siano anche molto simili le preghiere, gli oggetti. Anche Quindi queste diciamo cose, questo. queste qua. Poi qua in Sicilia, tanti anni fa, c'era pure la moda che magari non si seguiva il consiglio del medico, ma si seguiva il consiglio della parrucchiera. Per esempio, fare togliere il sole in testa e cose così. Perché si credeva Esatto. che avessero più ragione, quindi tutti i medici erano sbagliati. È una concezione che ancora nella testa di molte persone, però, soprattutto gli Sì, anziani. ma è. Sì, no, è verissimo questa cosa. Infatti a me piace quello che il feedback che positivo che mi piace del film è molto spesso le persone che mi scrivono e che incontro che hanno, diciamo, che rivivono un po' quelle sensazioni e emozioni che hanno vissuto magari durante l'adolescenza perché la mamma era preoccupata e quindi c'era la nonna che diceva: "No, andate al medico, fatti andare a togliere la paura dalla mia amica", e quindi entrare in queste case misteriose e ti toglieva la paura, ti toglieva i vermi allo stomaco, ti toglieva il mal di testa. Quindi, diciamo, è stato un po' questo il processo che mi ha portato al film. Secondo te oggi quanto è difficile girare un horror in Italia? Perché è un genere che oggi come oggi è più difficile fare in Italia. Guarda, per me è stato, cioè mi ritengo fortunato perché avendo lavorato come assistente a regia, ho avuto la fortuna cioè ho avuto il coraggio, perché all'inizio non volevo tanto, però di presentare il progetto a una produzione che già mi conosceva. E quindi poi ogni storia di un film è diversa, perché appunto mettere in piedi un film è complicatissimo, e farlo anche. Cioè, nel senso, dal punto di vista di impianto di produzione, ci deve essere il produttore che ci crede davvero, e quindi io mi ritengo molto fortunato da questo punto di vista. E loro hanno accolto in realtà il progetto con entusiasmo, ed era anche nella loro testa c'era l'idea di fare un horror. Nel senso, di sicuro il mio bigliettino da visita, che è il cortometraggio, mi ha aiutato. Perché comunque c'è stato un modo di vedere un po' come lavoravo rispetto alla messa in scena, alla direzione degli attori e quant'altro, e alla regia, diciamo, alla costruzione proprio del film, anche se di 10 minuti. E poi, da quello che ho capito, mi è stato proprio detto che c'era l'intenzione di fare un horror. E io credo che ci stiamo un po' salvando le piattaforme, nel senso che le piattaforme richiedono contenuti diversi rispetto a quello che normalmente il cinema italiano affronta, nel senso che sono anni e anni che il cinema di genere non esiste più. Ci sono dei casi, ovviamente, partendo da Alex in Fascelli, arrivando ai più recenti, anche De Feo, al film di Pupi Avati, a Suspiria di Guadagnino. Devo dire che negli ultimi 3-4 anni sta aumentando la produzione, sta aumentando la richiesta, ma credo che i motivi siano due. Uno, un po' il pubblico che tendenzialmente arriccia il naso quando sente parlare di horror italiano, e secondo me c'è un pochettino prevenuto, non tutti, e questo l'ho scoperto un po' anche rispetto all'uscita del film, nel senso che all'inizio ha dovuto ingranare un pochettino, ha fatto un pochettino fatica. E poi, da quello che ho sentito, che mi hanno detto, è andato molto bene in Europa, anche a livello mondiale è andato molto bene. Poi Netflix penso ci darà i dati, però i miei amici che mi scrivevano da un po' di parti in giro per il mondo dicevano: "Oh, sei in top 10, sei in top 3 in Francia", cioè, nel senso, quindi era un film visto che secondo me ha incuriosito molto. Io credo che l'horror sia uno dei generi che funziona di più nel cinema, nel senso che è un genere che è stato rimasticato tantissime volte Si è bloccato. Sì, Sì. Si ci abbiamo perso. è persa la connessione? Sì. Lui solo. Sì, eccoti.
Ma solo io? Sì, Ah, ti sei ok. bloccato prima. Ah, ok. Infatti ho perso il filo del discorso di tutto quello che stavo dicendo. Vabbè, stavamo parlando del, diciamo, sì, Comunque, di noi. quanto siamo prevenuti in Italia, soprattutto sull'horror italiano. In effetti hai ragione, c'è questo atteggiamento un po' critico, un po' prevenuto nei confronti dell'horror italiano. È anche vero Ma perché che. semplicemente non siamo abituati? Io parlo sia di pubblico che di produttore. C'è cioè un produttore, io prima di arrivare a fare il film sono andato da una decina di produttori. Non è che fossero tutti wow, facciamo l'horror, che bello! E oh mio Dio, ma tu, cioè, nel senso, tu davvero vuoi fare l'horror? Quindi è un po' una questione anche di riabitudine. Poi l'italiano, no, il pubblico italiano è molto critico e non perdona il genere. Ma penso che lo farei anch'io, nel senso come spettatore partirei un pochettino prevenuto, anche se io sono un amante del genere, ma penso che cioè, non è una questione, non voglio incolpare nessuno, lo farei, è una cosa che farei probabilmente anch'io. Secondo me è un po' perché manca come tipologia di film proprio, come manca il thriller, come manca il thriller psicologico, come manca il giallo, come manca cioè, nel senso è proprio una fetta di cinema che funziona in tutto il mondo da sempre, però non, in Italia non so per quale motivo, non l'ho capito, non si fa. No, ma Non so, secondo forse me. perché abbiamo una tradizione della commedia all'italiana o comunque del realismo e quindi ci portiamo dietro questa, diciamo, questa tradizione dei grandi registi appunto italiani che hanno fatto questo genere, quindi un po' scollarci da questo filone diventa difficile. Ma Io noi credo abbiamo sia avuto Dario questo. Argento, non vorrei dirlo, Eh ma noi sì, abbiamo avuto infatti, Dario poi abbiamo Argento. questo precedente bello importante che è Dario Argento, con cui appunto tutti i registi italiani di horror si devono comunque confrontare e scontrare. Quindi, diciamo, c'è un'asticella da raggiungere che è quella appunto di Ma Dario Argento. secondo me il problema è che il genere horror è talmente vasto, che ne hanno parlato talmente tanti, che fare qualcosa di nuovo è sempre difficile. Perché ormai quello che attira il pubblico è il nuovo, quello che non hanno mai visto. Perché magari fare un film su, che so, anche una possessione demoniaca, magari ne hanno già parlato in tanti. Quindi questo è il problema. Infatti, il legame è una novità perché non parla di possessione, ma di fascinazione. E quello è interessante, perché è un altro punto di vista. Certo, nel senso che poi uno segue delle strutture, cioè nel senso per come, per quello che è il mio gusto di Domenico, quindi ovviamente il mondo è bello perché vario, quindi ognuno ha il suo gusto. A me piacciono tanto gli horror, ci sono i casi, per me c'è The Wailing che per me è un horror incredibile, però quello è un caso a parte, nel senso che è un film anche quello di possessione, però io ne sono follemente attratto perché ha una struttura narrativa cioè che è canonica nel cinema di tipo orientale, quindi nel Sud Corea, quindi ci sono tipo quattro finali, c'è cioè l'evoluzione dei personaggi, secondo me incredibili, molto studiato, che va molto a fondo. E poi io rimango ipnotizzato perché vedo un esorcismo fatto da un buddista, e quindi che è una roba assurda per me. E quindi a me piace questo film, cioè a me piace quel tipo di film proprio perché sì, è canonico perché le strutture, gli impianti narrativi, la letteratura ormai è difficile che ci si inventi qualcosa di nuovo. Ecco, forse questo, nel senso che in genere lo spettatore horror pensa sempre un po' che l'appassionato, dico, che il film horror porti un'innovazione di struttura, cioè è un po' quella l'aspettativa e rimane deluso perché ricalca un po' degli stilemi che sono abusati. E a me piace come spettatore, ripeto, sempre a mio gusto, l'horror invece che ok, può ricalcare quegli stilemi, però affronta un contenuto diverso. Facevo l'altro un esempio, ad esempio, qualche giorno fa di Under the Shadow, che è un film che non so se avete visto, che si trova su Netflix, è un film su una ghost story in una casa molto basico, però ha la particolarità di essere ambientato nella guerra in Iran, durante la guerra tra Iran e Iraq, tra gli anni 80, all'inizio praticamente degli anni 80, cavallo anni 80 anni 90, se non sbaglio.
Ed è affascinante perché il demone, lo spirito, il fantasma arriva attraverso un missile non esploso e quindi ci sono tutte, diciamo, queste particolarità rispetto a quel contesto che a me affascina proprio tantissimo. Poi va bene, ci sono sempre le solite scene, Si è perché la bloccato loro il una microfono. anche... Mi sono bloccato? Sì. Sì. Niente, Domenico si è bloccato. Eccomi. Ah, no, Eccola. ecco. Ok. Sono le case di periferia. Internet non funziona, non arriva. No, dicevo, ad esempio, un po' mi ha deluso la Llorona, non so se anche voi l'avete visto, perché lì Sì, affronta l'ho visto. un argomento, nel senso della cultura messicana, molto simile alla nostra. Infatti, a me spaventava parecchio anche come film. Però lì, secondo me, un po' è mancata perché non c'è assolutamente nulla rispetto a quello che io conosco di quella tradizione legato a un minimo proprio di studi. Cioè, la cosa più assurda è, cioè, l'unica cosa che ho trovato che richiama anche la nostra è il posizionare il sale all'interno di un rito che veniva fatto anche da noi per allontanare le streghe. Lo spirito non può E, fare. esatto. Proprio il resto è tutta pura invenzione, nel senso non c'è nulla di, anche gli elementi che rispecchiano, diciamo, quella tradizione lì. Quindi questa è un po' la mia idea di cinema che mi piace, di genere, e non solo, poi Di Ari Aster, invece, cosa ne pensi? ovviamente. Di Ari Aster. Guarda, a me Ari Aster, io ho visto Midsommar, scusami, Hereditary al cinema da solo e mi sono cagato sotto, nel senso che mi ha devastato, proprio sono stato malissimo. E, poi ovviamente c'è il terzo atto che è abbastanza strano, però anche lì mi vengono gli incubi pensando a quelle persone nude sullo stipite della porta al buio che ti fissano, e penso che lui poi gioca su una tematica centrale che è quella della perdita, del lutto, che a me personalmente mi devasta. E quindi sono rimasto folgorato, diciamo, da Hereditary. Poi è una regia incredibile, un'opera prima, io non capisco, cioè, nel senso, è Poi davvero un lavoro. andare loro a trovare. Sì, ha trovato una nuova chiave. Midsommar non mi è piaciuto tantissimo, nel senso che lì ha richiamato una cultura bellissima, è stato bravissimo, però esiste, cioè nel senso ho capito tantissimo la citazione rispetto a The Wicker Man, perché quel film, diciamo, è una mega citazione a The Wicker Man, ha anche una struttura molto abbastanza importante. E la prima mezz'ora anche lì mi ha devastato perché non so se l'avete visto. Parte con un lutto Sì. molto, molto grave, pesantissimo. Che anche lì, appena iniziato a vederlo, ho detto: oh mio Dio, di nuovo, dopo Re, di nuovo. Però poi mi ha tranquillizzato, nel senso che anche lì ho visto, ad esempio, ci sono degli elementi rispetto alla fascinazione molto simili. Non so se voi avete visto tutti, insomma, l'avete visto? Io no, Okay. infatti, no. Ah, ok. Ad esempio, lì ci sono dei, anche se è ambientato nel nord Europa, all'estremo nord Europa, e richiama una festività rispetto ad una cultura totalmente diversa dalla nostra, a delle Ma pure la divinità. cultura celtica c'ha il malocchio, quindi si rispecchia quella Esatto, scozzese cioè celtica. ci sono degli elementi che sono identici al libro di studio Maggiori di Martino. Questa cosa mi ha sconvolto mentre la vedevo, perché credo sia uscito durante la preparazione del film o poco prima delle riprese. Cioè io quando ho visto, c'è una scena in cui inseriscono le forbici nella culla, che è una scena che ho fatto anch'io, che ho tagliato nel film, perché all'inizio si vede una culla con la madre che sta facendo un rituale, ed è una cosa che da noi esiste, cioè nel senso a livello di protezione per togliere il filo del malocchio viene inserita una forbice assieme al sacchettino di protezione che è quel sacchettino che raccoglie Sofia nel film, che è un sacchettino fondamentale che la maciara ti dà per proteggerti dal malocchio.
come ad esempio ad un certo punto in Midsommar c'è uno stendardo che scorre davanti alla macchina da presa e attraverso delle illustrazioni bellissime, che lì c'è una scenografia incredibile, una messa in scena bellissima, nonostante il film non ne abbia esaltato come Hereditary, che racconta esattamente la pozione che la donna innamorata crea per affascinare l'uomo di cui è innamorato. Com'è? I vetri d'amore anche qua in Sicilia fino a qualche anno fa giravano parecchio. Quello è De Martino, cioè non sono a casa mia perché non ho il libro. Se vi dovessi leggere il rituale, o se comunque vi capita di vedere Il demonio di Brunello Rondi, che comunque è un film per me storico-culturale di importanza perché la sceneggiatura è scritta con De Martino. Il film inizia con un filtro d'amore che è identico a Midsommar, ma proprio è identico, spiccicato. Ci sono le forbici, ci sono tutti gli elementi chiave di quel film. Quindi è molto interessante. Io, diciamo, tra Ari Aster e Eggers mi piace di più Eggers a livello di nuovi horror. Senti, parlando invece del tuo film, visto che siamo in Puglia entrambi, il film è prodotto, sì, prodotto da Puglia Film Commission anche. Sì, c'è C'è un contributo, sì. attore, sì, c'è il contributo di Puglia Film Commission, c'è anche un attore pugliese che è il nostro Riccardo Scamarcio. Volevo sapere un po' quanto la Puglia appunto ti ha dato e come hai appunto costruito il tuo film intorno alla tua pugliesità. Io un po' quello che dicevo prima, nel senso che avendo abbandonato comunque la Puglia, trasferendomi a Roma, io ogni volta che tornavo qui a trovare la mia famiglia, mi capitava spesso di viaggiare e riscoprirla in qualche modo. Quindi ho fatto un sacco di escursioni sugli altopiani, sulla Gravina, che poi avete visto anche nel film, anche nei paesini, nelle città. Quindi, oltre ad andare al mare l'estate, nei posti belli, anche l'inverno mi piace tanto visitare queste realtà, come mi piace anche esplorare la Basilicata, perché è un posto pieno di questi elementi. E quindi questo mi ha permesso un po' di avvicinarmi alla terra che, diciamo, ho abbandonato. E quindi è stato molto semplice, credo, da questo punto di vista. Infatti, io, mentre scrivevo il film, avevo tutte le location già in mente, e avevo anche rispetto al tipo di impostazione, che so, di alcuni personaggi. Avevo già in mente l'idea di come raffigurare la matrona, non in chiave, diciamo, canonica, con le caviglie gonfie, come la massaia fuori che fa la pasta fresca, però come rappresentarla in una maniera acanonica, che però richiamasse un po' quello che erano sono state le mie conoscenze, le mie ispirazioni. Quindi io ho cercato di adattare molto tutti questi elementi all'interno del film. Poi mi rendo conto che in alcune cose ci sono riuscito, in altre meno, però io ho cercato di dare parecchi di questi elementi. Una domanda, perché Scamarcio? Com'è nata l'idea di far fare a Scamarcio un horror? Cioè. Guarda, allora, come dicevo prima, il film in realtà Netflix è arrivata dopo, nel senso che il film era. Io ero molto entusiasta perché mi piaceva l'idea di portare al cinema l'horror, perché comunque vedevo durante la preparazione del film, in quell'anno, l'anno scorso, quando è stato? 2019, scusate, sì, settembre 2019 ho girato il film, erano usciti tipo 3-4 horror, Suspiria, il film di Avati, il film di De Feo. Mi ricordo c'era qualcos'altro, quindi ero abbastanza stimolato. È stata una proposta della produttrice di Viola Prestieri, che mi ha proposto lei il main cast, nel senso che io avevo un'idea totalmente diversa. Per me, ad esempio, Emma era una donna del nord Europa, quindi che avesse una cultura proprio totalmente diversa rispetto alla nostra, e
e lui aveva un'altra propria idea rispetto dal punto di vista proprio estetico. E quindi la produttrice mi ha proposto questi due nomi, sia Riccardo che mia. Io Riccardo lo conoscevo perché ho lavorato sull'oro di Sorrentino e quindi lui secondo me lì ha fatto un film, ha recitato secondo me molto molto bene, come ha recitato d'altronde in tantissimi film, nel senso che mi piaceva molto come impostazione, però lì a vederlo vederlo recitare sul set è stata una sensazione diversa. E quindi una volta che me l'hanno proposto, io ho detto, oh, magari, nel senso che come operazione è interessante perché lui spazia nel genere, ha fatto qualsiasi tipo di film, perché no, anche l'horror. Questa cosa secondo me l'ha gasato anche parecchio. Mentre il mio maestro, pure anche lì, una volta che tu la riscopri in Alias, quindi ha lavorato con J.J. Abrams, con Guillermo del Toro in The Strain, con Oliver Stone, nel senso quando ti ricapita, nel senso di lavorare, se ti viene proposto un nome del genere, io l'ho fatto subito perché mi sembrava un'opportunità anche per vedere come lavora, perché lei fondamentalmente sì, è argentina, però è in America da più di 20 anni, ha lavorato per Frida Kahlo, ha fatto i diari della motocicletta, ha fatto dei film incredibili, quindi ha un'esperienza, un bagaglio enorme. Ed è stato bellissimo lavorare con loro due perché ti rendi conto proprio del livello altissimo che c'è rispetto proprio alla professionalità, cosa ti portano, cosa ti regalano, la messa in scena. E mi ha dato anche molta sicurezza, devo dire, sul set questa cosa. E ovviamente da parte mia, da novello, è stato molto imbarazzante all'inizio, nel senso che avevo un po' paura, non dico a parlare, a dire cosa fare, però. Cioè, ci sono state un po' di esitazioni durante le prove, mentre durante la lettura del copione ero un po' lì che osservavo, e poi sul set in realtà ti devi lanciare perché se non dai tu, diciamo, una sorta di direzione, un po' si perde, cioè devi essere abbastanza deciso. Senti, la piccola Giulia Patrignani a me incuriosisce sempre il rapporto che i registi hanno con i giovani attori, perché diciamo, come si dice, no? L'idea è sempre quella che recitare è un gioco, no? To play, si dice anche in inglese, e quindi i bambini sono quelli che si avvicinano alla recitazione in maniera più facile, probabilmente. Il problema è che in questo caso era un horror, quindi non so com'è stato, diciamo, anche presentarle il film. Ci sono stati momenti particolari, difficili o no? Guarda, come diceva Buñuel, i nani e i bambini sono i migliori attori sulla faccia della terra. Non mi ricordo, credo abbia detto una roba del genere, mi fece molto ridere all'epoca, mi sa che lessi una sua biografia. Ed è vero, nel senso che i bambini hanno proprio un altro tipo di approccio, non hanno filtri, e a parte superare un po' le timidezze iniziali, poi, una volta che hanno confidenza con la troupe, con queste 50 persone che ti vedono con la macchina da presa, i movimenti da seguire con la macchina da presa, poi secondo me viaggiano sui loro binari e anche egregiamente. Giulia, secondo me, è molto talentuosa. Quando abbiamo fatto i provini, ci stavano mandando la polizia perché c'erano questi bambini che urlavano, si buttavano a terra, i genitori fuori le stanze preoccupatissimi. Perché non si aspettavano un provino del genere, perché noi gli avevamo mandato la scena in macchina che è molto tranquilla e poi un'altra scena tranquilla per i dialoghi, però poi abbiamo fatto anche un provino molto specifico sul recitare le scene, diciamo, più pesanti per capire anche un po' l'evoluzione di come avrebbe retto l'evoluzione. L'attrice, infatti, questo non l'ho fatto solo con lei, l'ho fatto con quasi tutti. Proprio anche capire come urlavano, capire qual era l'impostazione rispetto a semplicemente muoversi e girarsi rispetto all'osservare l'interno della stanza. Mi è stato anche un po' una sorta di casting mimo. Infatti, i miei casting con Manuela De Santis, che è la casting director, duravano tipo un'ora e mezza, lei mi odiava profondamente. E
Però Giulia è stata quella che è riuscita subito a fare tutto, cioè a fare anche quando le ho chiesto di fare il cadavere, quindi restare con gli occhi aperti così e poi magari si doveva risvegliare, urlare, fare queste cose qui. Lei è stata l'unica, una delle poche che è riuscita a farlo e a convincermi subito. E quindi poi lei sul set si è divertita da morire. Quando è venuta al montaggio è passata a trovarci, ovviamente il nostro rapporto, diciamo. Ci sentiamo, lei mi scrive con i genitori, è molto carina. Credo si sia spaventata parecchio quando si è vista per la prima volta. Quando ho messo play su una scena, ho detto che scena vuoi vedere? E lei voleva vedere, non mi ricordo che scena, forse quella che per me è più spaventosa di quando lei si gratta e sta fissando l'alto. E poi le ho fatto vedere anche quando vomita i capelli. Lì ho visto che è cambiato atteggiamento, però sul set lei piangeva, poi stop e si metteva a ridere. Ho una serie di fotografie di lei che riveste tutti i panni da trucco, con le cuffie, con il binario, qualcuno l'ha anche postata, quindi il set era molto leggero, secondo me non si rendeva conto. E la cosa che mi ha sconvolto di più è stato quando abbiamo girato il finale, che è stato un delirio. Abbiamo girato in 2 giorni, abbiamo avuto problemi tecnici perché comunque un'opera prima, cioè, è stato molto faticoso. Abbiamo girato in pochissimo tempo, con una troupe ridotta, in periodo di sciopero del cinema, di laboratorio dello spettacolo, quindi abbiamo avuto nostre migliaia di problemi. E mi piaceva tantissimo vedere l'evoluzione che ha avuto, soprattutto sul finale, di concentrazione nel fare le scene più drammatiche. Quindi il finale, quando si risveglia e vede Ada e vede la madre e deve piangere, queste cose qui. C'era lei che quasi imitava mia maestro, quasi imitava Mariella, le osservava e diceva: ok, perché anche io ora devo fare questa scena di disperazione così. E poi sembra un'attrice professionista di livelli altissimi. Mi ha sorpreso molto, devo dire. Molto bello. Figo. Quindi piccoli attori crescono. Beh. Senti, hai già pensato ad un sequel per il tuo film o hai magari altri progetti? C'è già qualcosa che bolle in pentola? Sì, la ventola bolle potrebbe esplodere anche, nel senso che devo dire la quarantena ha portato un po' a scrivere diverse storie, a leggere, a informarmi su altre tematiche, sempre devo dire di genere perché vuoi non vuoi vado sempre a finire lì, cioè nel senso non ho mai scritto un racconto romantico, una storia d'amore, credo non mi sia mai capitato, o comunque che so, anche una commedia. Forse sì, forse un paio di cortometraggi. Ho fatto un primissimo cortometraggio che ho girato serio, era una commedia. Però viaggio sempre, diciamo, su quella linea. Sul sequel, onestamente, non ho pensato ad un sequel. Nel senso che per me il film resta sospeso, nel senso che a me quello che interessava raccontare alla fine, più che il spoiler, nel senso posso parlare liberamente del film? Non so, Ah, ok. senza diciamo dire troppo, magari non andiamo troppo. No, a me interessava più che altro sul finalissimo, diciamo, sugli ultimi 2 minuti. Dove c'è il piano e quant'altro, mostrare l'ambiguità di questi culti, che molto spesso è anche delle azioni di chi li opera, perché molto spesso si distingue il bene e il male in una chiave molto semplice, non dico superficiale, però è molto facile. Da noi, penso anche da voi, se avete un minimo di conoscenze, chi ti toglie il malocchio è in grado anche di farlo, e soprattutto chi è in grado di togliere il malocchio e lo fa, ha come potere di malocchio, è un potere molto più elevato. Cioè, nel senso, la gente è terrorizzata se a farti il malocchio è stato un curatore. Se sono stato io ad aver fatto un rituale, un filtro magico, è un conto. Però se te lo fa il fattucchiere, c'è un. E quindi a me piaceva questa ambivalenza del.
la distinzione tra il bene e il male, quindi ok, c'è stata una donna che ha fatto tutto questo per salvare sappiamo chi, eccetera, così alla fine ci sono riusciti, hanno fatto tutta questa cosa qui, però cosa è disposta a fare una donna che ha delle conoscenze pur di salvare suo figlio? Vuole, cioè nel senso, sacrificare anche una persona che a distanza di tempo ha in qualche modo salvato, perché come si dice anche all'interno del film, il legame tra madre e figlio appunto è indissolubile, quindi è una cosa che non sparirà mai, e quindi cosa è disposta a fare? E quindi a me interessava soprattutto raccontare quella cosa lì. E poi ovviamente sospeso, nel senso, ci potrebbe essere l'idea di un sequel, ci sono tantissimi casi di cronaca rispetto a quella, all'epoca di quei fatti, rispetto sia degli anni 80, 90, degli anni 60, quindi sì, c'è tantissimo materiale che anche conservo. Però devo dire, ho preso altre direzioni, perché mentre montavo il film, verso la fine mi era venuta un'idea per un'altra cosa che ho iniziato a scrivere, quindi mi sono documentato tanto perché è abbastanza complessa, quindi sono andato su altre direzioni. Però sul futuro, ecco, non so se mi capiterà di fare un sequel. Io avevo una curiosità, perché praticamente in una delle scene finali c'è la scena dove si rompono gli specchi, i vetri. Ed è fighissima sta cosa. Che effetti avete usato lì? Perché è spettacolare. Guarda, ti piace? Quella piace anche tanto a me. Ci stavano per ammazzare tutti, però no, nel senso, in maniera un po' così. Allora, abbiamo girato quella scena togliendo le finestre di quella stanza. Sì. E abbiamo messo, praticamente, siccome dietro quelle finestre c'era un balcone abbastanza enorme, dove all'inizio si affacciano e vedono il corvo che si mangia il piccione, hanno messo praticamente dei cannoni di aria compressa, ma roba che io non avevo mai visto, una strumentazione, cioè fai conto che era tipo una sorta di tromba enorme, su una sorta di compressore d'aria a forma tipo di chiocciola, e ce n'erano tipo 3 o 4, quindi era alta praticamente un 1,70 m, era quanto me, cioè era una bestia enorme, con questi 3-4 cannoni che puntavano verso le tende, e ne hanno messi due. E poi all'interno di questi cannoni hanno messo, diciamo, la gomma trasparente che simulava, diciamo, il vetro, dei pezzettini, diciamo, dei secchi con dei pezzettini di gomma. Hanno messo questa gomma, diciamo, in questi tromboni, non so come chiamarlo, mi ricorda troppo la tromba, in questi cannoni, e poi hanno fatto praticamente esplodere, cioè hanno dato il colpo, non so, avevano, credo, i marchingegni che hanno schiacciato tipo Willy il coyote e sono esplosi. Il problema è stato che c'è il problema, nel senso che mi hanno detto Pasquale Catalano, che si è occupato anche lui degli effetti speciali, mi ha detto: guarda, fa molto rumore, non diciamoglielo agli attrici, così sembra più realistico il loro spavento. E difatti è stato così, nel senso che sono morte, sono proprio saltate. Io come? Così sono spaventate parecchio. Sì, sono proprio, hanno un simile infarto, nel senso che ha fatto un boato enorme che non mi aspettavo onestamente. E infatti poi hanno chiesto di avere i tappi, insomma, perché era abbastanza pesante. Però ormai si era persa un po' la magia, perché prima dell'esplosione ovviamente io davo il comando a Pasquale, quindi faceva partire il detonatore, e quindi quando io davo via il set si aspettavano il boato, e quindi c'era istintivamente le mani che si andavano tipo vicino le orecchie, tutti abbandonavano Sofia, non ne fregava più niente a nessuno della bambina, eppure la bambina che era sdraiata, che era mezza morta, non poteva portarsi le orecchie, si muoveva anche lei, quindi era tutto un po' più finto, quindi è stata buona la prima, abbiamo utilizzato la prima dove c'è una reazione molto forte. No, è una scena molto realistico. Esatto.
Un'altra cosa che ti volevo chiedere, siccome ci sono, c'è la scena dove la bambina praticamente ha i bulbi oculari che diventano bianchi, no? E questa qua, diciamo che è una particolarità che usava Lucio Fulci nei suoi film tipo Al di là. Ti sei ispirata a lui forse per queste scene o a una cosa tua personale? Beh, guarda, allora l'ispirazione rispetto al genere italiano è quasi per me necessaria, nel senso che io quando ho visto Prodigy, che è un film horror che è uscito sempre durante la preparazione del mio film, che è praticamente un omaggio, perché alla fine è un omaggio, non è un remake, perché non è dichiarato come remake, però è un omaggio a Shock, credo sia Shock di Bava. Praticamente identico. C'è una scena famosissima che forse avete visto e conoscete, dove c'è questo bambino che va verso la mamma per abbracciarla. A un certo punto il bambino diventa un uomo e abbraccia la madre. Non so se avete presente, non so se l'avete mai visto. C'è questa scena incredibile che fa una paura micidiale. È un film horror molto inquietante. The Prodigy, mi sa che si chiama il film. È praticamente una continua citazione di Shock. Quindi a me, nel senso, io non riuscivo, cioè, nel senso, da un certo punto di vista, io ho citato ovviamente i film che mi piacciono, che sono soprattutto quelli degli anni 90, di quando ero più giovane io, partendo appunto da quelli giapponesi, quelli sudcoreani, ma andando anche a Wes Craven e quant'altro. Però poi mi sembra quasi doveroso, insomma, omaggiarli. E quindi sì. Poi non so se lo sapete, io praticamente abbiamo utilizzato la stessa tarantola utilizzata nell'Aldilà di Fulci, nelle scene Sì. delle aggressioni delle tarantole, perché il ragazzo che ha fatto Fabio Traversari, l'uomo, il signore che ha fatto gli effetti speciali, si è occupato della supervisione degli effetti speciali, ha lavorato con Fulci, quindi lui aveva le tarantole e siccome io cercavo la tarantola licosa, che è il ragno lupo pugliese, che è quello da cui parte poi tutta la questione di possessione legata al tarantolismo, io cercavo un ragno simile e ho trovato un ragno in realtà tropicale simile, diciamo, alla licosa, però un po' più grosso, e serviva un doppio per farla schiacciare da Riccardo e per, diciamo, farla un po' esplodere. E mi ha chiamato il giorno che dovevamo girare quella scena sul set, Traversari, dicendo: "Guarda, che quella lì è un oggetto prezioso, quella tarantola lì l'abbiamo rimodellata rispetto alla tarantola che hai utilizzato tu, ma è una delle tarantole utilizzata nel film di Fulci dell'Aldilà." Quindi anche, diciamo, da quel punto di vista, cioè, ci sono diversi omaggi. Ovviamente io ero emozionatissimo. Sono belle curiosità, sono. Sì, è molto divertente. Devo Senti, non dire so, che. noi chiacchierando, siamo arrivati quasi ad un'ora, eh. È stato veramente una piacevole chiacchierata. Non so, voi avete altre domande da fare oppure liberiamo Domenico? Una piccola Ah, vabbè, curiosità. ma tranquilli. Qual è Vai. stato il momento più divertente sul set? Magari è successo qualcosa che vi ha fatto ridere, come succede in varie produzioni di film. Dici, la cosa più divertente? Se è capitato un Guarda, episodio. allora, c'era, nel senso che è stato un film con una troupe di cui io mi sono innamorato, ci siamo innamorati con la troupe, che è abbastanza una rarità, diciamo che di solito la troupe e il regista si innamori della troupe e viceversa, perché ovviamente la troupe lavora in quantità sul film, poi ne finisce un film e fa un altro, invece il regista ha solo quell'occasione, quindi ci tiene tantissimo, è preoccupatissimo per tutto. Io in realtà, vabbè, sono abbastanza innamorato di tutti quanti, che erano, cioè, un entusiasmo incredibile, però al tempo stesso c'erano dei tempi di massacro incredibili che neanche vi dico. Quindi sì, c'erano dei momenti divertenti sul set. Ora che ci penso, vabbè, ce n'è uno bellissimo sul corvo reale che è scappato, però quello non è stato divertente, è stata una tragedia, nel senso che abbiamo riso sotto i baffi, ma in realtà era una tragedia perché c'era questo il corvo che si mangiava il piccione, che
è scappato via perché il direttore della fotografia, per fare ombra sul terrazzo, ha chiesto al macchinista di portare il gobbo, che è una sorta di telaio nero che ti fa ombra che ti fa ombra per coprire il sole, e quindi il corvo, appena visto questa roba gigante nera, è scappato via e non è mai più tornato. E poi si è ripresentato sulla macchina del suo addestratore, che è una cosa bellissima, dopo tipo un'ora di ricerche in mezzo ai pini della villa, disperso nel nulla, il corvo sarebbe potuto andare ovunque. Dopo un'ora si è ritrovato, diciamo, sulla macchina del conducente. Poi ovviamente è stato molto bello e divertente tutte le volte in cui Federica Rosellini veniva truccata da Ada, da mostro, e quindi lei che passeggiava e camminava, ovviamente per una persona, per un'attrice, poi nel senso indossare quel tipo di trucco è sempre tutto molto, molto divertente, capire come i meccanismi, come funziona il prostetico, come funzionano determinate cose, quindi a me appassionava molto, molto quello. Era la parte, diciamo, più divertente per me. Posso chiederti quali film, tre film che ti hanno segnato durante l'adolescenza, che ti hanno fatto dire io amo il cinema, di qualsiasi genere, ovviamente. L'adolescenza, Sì. quindi quando avevo 15 anni, nel senso, No, prima diciamo. di decidere di muoverti per Roma nel 2006. Ah, ok, di Liceo. film che tipo so a memoria ho visto tipo 100 volte. Sì. Intendi quelli, cioè i film che uno ha visto 200.000 volte? Guarda, allora, non so per quale motivo mi viene in mente Chi ha incastrato Roger Rabbit. Paura e delirio a Las Vegas di Terry Gilliam. Beh, io anche all'epoca ero un fan della letteratura di Thompson, quindi mi piaceva Thompson. Secondo me quel film è incredibile dal punto di vista di ripresa, di tecnica, di prostetici, sono tanti effetti speciali, secondo me è molto molto affascinante. E poi credo di aver visto 200.000 volte, so a memoria, Scream di Wes Craven. Credo sono i tre film che so più a memoria che vi potrei citare. Da minuto 1 a minuto E 90-100, insomma. l'horror che ti ha fatto più paura, qual è stato? L'horror che mi ha fatto più paura in generale Sì. Io ti dico il mio, è. Dead Silence, a 11 anni. Non so se lo conosci. Ok. Non so se lo Sì, conosci. certo che lo conosco. No, io al c io, guarda, io l'horror. Allora, quando c'è stata la riedizione dell'Esorcista, Sì. e che è uscito al cinema, non mi ricordo che anno fosse, però forse facevo le medie o i primi superiori. Io sono stato l'unico che non è entrato nel cinema perché avevo una paura esagerata. Ho fatto una figura di merda con la comitiva, diciamo, di amici, che eravamo tipo 10 persone, e quindi io stavamo lì in biglietteria e ho detto: ragazzi, scusate, ma io mi dispiace, ma non ce la faccio, e non l'ho visto il film. Non mi ricordo nemmeno se era versione integrale o no, però quel concetto lì di esorcismo, così mi turbò profondamente. E quindi, sempre rispetto all'adolescenza, è stato quello, penso, nel senso che poi l'ho rivisto dopo 2 o 3 anni. Oltretutto l'ho rivisto al buio di notte, no, non mi ricordo se era di notte, e mi spaventò tantissimo da Pure io lo solo, poi l'ho faccio di visto con un notte. cretino. E Ma mi guarda, lo faccio devastò pure io, tantissimo. tranquillo. Esatto, non lo so perché al cinema con gli amici non sono andato, magari sarei stato più protetto, invece no. E quindi diciamo che è stato quello. E quindi mi ricordo quello. Poi più recentemente a me piace tantissimo Aronofsky, mi piace tantissimo Polanski. Film che ho visto tipo 200 volte anche ora, per me Il Cigno Nero è un capolavoro, Inquilino del Terzo Piano è un capolavoro. Sono i capolavori per me, i saldi di horror di genere che trovo dal punto di vista completo, recitazione, musiche, fotografia, colonna sonora, intensità di emozioni, quelli forse più perturbanti. Senti, invece del tuo film ti sei conservato qualcosa? Cioè proprio un pezzo, che ne so, un Il set. pezzo di set, un pezzo di qualcosa.
Guarda, in realtà io speravo una... magari. Esattamente, io speravo una tarantola di pulci, ma se la sono ripresa. Stavo lì quasi, secondo comunque il regista ha una certa importanza, quindi cerca un po' di convincere l'effettista. Ma con la tarantola, ma ormai è rimasta lì 20 anni, non l'ha utilizzata nessuno. Però poi il ragazzo che mi ha prestato la sua tarantola mi ha detto una cosa strana, perché nel periodo in cui stavamo girando ha fatto la muta, e quindi lui mi ha imbottito la muta e mi ha regalato la tarantola, cioè la muta della tarantola, che sembra praticamente la tarantola Peluche. intatta, una sorta di peluche della tarantola. Intagliata, la muta Quindi intagliata. esatto, una sorta di muta impagliata che è bellissima perché c'è tutto l'esoscheletro, è incredibile. E me l'ha messa in un porta oggetti col vetrino, e quindi ce l'ho praticamente, ho quell'oggetto lì. E poi Dovevi potrebbe chiamare basta, me. mi hanno come? Dovevi chiamare me, l'avrei convinta a dartela. Quella di Fulci? La Eh, tarantola io non vera. sono. Ah, quella vera, dici? Ma Sì. lì è diverso perché c'è bisogno di microclima, ma io volevo quella finta Sì, di Fuggio, infatti. perché lì c'è bisogno di... Oltretutto un ragazzo di Trani, il ragazzo che mi ha dato la tarantola, è tipo un collezionista, tipo 2000 specie, non mi ricordo, un piano dedicato ai ragni, bellissimo. Pensa alle coincidenze, poi. Un Va bel bene, ricordo. io direi che è stata una bella chiacchierata, che dici? Sì, io sono contento, se avete altre cose non è un problema, insomma, da chiedermi, sono a disposizione, altrimenti. Non so, io tutte le curiosità che avevo te le ho chieste. Le hai esaurite, va Sì, bene. sì. Sono contenta che appunto, ho detto, nonostante diciamo, forse sia l'occasione, non so, magari mi sbaglio, però l'occasione sia nata a causa diciamo delle situazioni contingenti, però alla fine penso che, come dicevo, l'uscita su Netflix ti abbia dato e ti continuerà a dare un bel po' di visibilità, per cui sicuramente è una bella vetrina. Non so, A livello speriamo di internazionale, poi. sì. quello sicuramente, guarda, quello infatti io sono contentissimo perché, come dicevo prima, le piattaforme, oltre a spingere magari un po' di più Hanno anche tradotto sul in molte genere, lingue. sì, quello non me lo aspettavo onestamente. Infatti l'hanno tradotto addirittura in inglese, dove non c'è proprio il mondo del doppiaggio, credo che sia solo rispetto ai cartoni animati, cioè di solito non doppiano i film in inglese, quindi mi ha stupito parecchio questa cosa. E da quello che so, comunque è andato bene anche in Inghilterra, cioè nel In senso Francia avevo letto. in Francia, in Spagna, in Brasile, in Sud America, mi hanno scritto da Sud America, nelle Filippine mi hanno scritto perché ho un compagno, ho un mio amico che è sposato con una ragazza filippina, nelle Filippine. È stato un top 10 parecchio, quindi non so bene, cioè io sono andato grazie a amicizie così, però anche in Belgio, in Polonia, in Germania è stato poco, credo, però sono belle soddisfazioni, è una cosa che un'opera prima si Praticamente. tendenzialmente passa in sordina e esce in pochi cinema, cioè nel senso è sempre una messa alla prova, quindi ha un'operazione diversa rispetto al solito, quindi sono davvero contentissimo. Ok, allora noi ti facciamo un in bocca al lupo per il legame, prima di tutto, su Crepi. Netflix. E poi ti aspettiamo come ospite per la tua opera seconda, quindi tienici aggiornato perché ti aspettiamo, vogliamo l'esclusiva per la prossima intervista. Grazie Va bene, mille. volentieri. Grazie a voi, Ok, è ragazzi. È stato un piacere. stato un piacere. Piacere mio. Ciao e alla prossima.
Ecco, vedi, è arrivato un messaggio proprio in questo momento, visto che non abbiamo ancora chiuso. Complimenti e grazie per questa ora passata, vedi? C'è chi ci ha seguito dall'inizio alla fine. Ok, alla prossima allora. Alla prossima. Ciao. Ciao ragazzi, grazie. Grazie a te.